Volendo proprio fare un discorso classico, che si inizia, come avete visto, bagnando il foglio. Si inizia bagnando il foglio e io posso poi graduare questa umidità del foglio, ad esempio asciugando con una carta assorbente, con un tovagliolino. E che cosa succede? Che quando io metto su il colore, partiamo con un colore che si veda bene in video, questo colore, che è la caratteristica dell'acquerello, è di essere molto molto fine il pigmento, cioè il colore, questo colore si spargerà sul foglio in maniera teoricamente uniforme. E la tecnica base è questa: io faccio una linea e vedete si formano delle gocce, e poi faccio una seconda linea, e la cosa interessante dell'acquerello è che si mischia in maniera strepitosa. Adesso facciamo un'operazione un po' più complessa, cioè vediamo le potenzialità che ha l'acquerello. Ho già preparato dei colori, voglio fare un fondo e voglio fare un fondo di un verde sporco, metto del grigio, del blu, del verde, del giallo e ottengo una guazza, diciamo in questo caso qui un po' troppo ancora calda, voglio fare un colore più... aggiungo un po' di grigio, aggiungo un altro po' di giallo e... va aggiunto un po' di rosso per ammazzare il verde, ecco, così diventa più un verde grigio. I colori fondamentali sono blu, giallo, rosso. Poi c'è il bianco e il nero, mischiando questi cinque colori. Teoricamente si potrebbe fare tutto anche solo con tre, ma nella pratica della chimica dei colori non si riesce.